Sara, ma tu ti sei iscritta al nostro canale? No. Cosa? Iscriviti! L'abbazia pellegrina Osi dello Spirito di San Vincenzo. Ed eccoci per la seconda tappa di Carlo Magno. Abbiamo avvistato il segnavia perché da seconda tappa in poi è segnato. Siamo qui all'abbazia a San Paolo d'Argon e ora si cammina. Le mucche al pascolo, oggi è una bella giornata di sole. Per adesso è sì infangato, ma è tutto ghiacciato, per cui non ci sono grosse difficoltà. Ma sono tutti in fila! Tutti in fila! Oh, ho fatto la prima salita. Ora si prosegue in questa direzione, poi si gira un po' più avanti e andiamo sull'altro versante, passiamo a Cenate Sotto e Cenate Sopra. Buongiorno dai due in cammino. Oggi seconda tappa del cammino di Carlo Magno, sei contenta? Sì. E pian piano stiamo ricostituendo il gruppetto che abbiamo portato anche sulla via Valeriana, infatti oggi siamo quattro. Vediamo, vedremo. Ci aspettano circa 22 km da? San Paolo d'Argon. A? Endine. No. No. Sì, vicino al lago d'Endine. Okay. Spinone al lago. Dove ci sono i cani? Certo, ci sono i cani spinoni. E ci aspettano anche 900 metri di salita. Ne abbiamo già fatti un po', no? Pochissimi ne abbiamo fatti. Questa è una buona notizia, eh? Dai, cammina. Colpo di scena, Cenate Sotto e Cenate Sopra non sono lo stesso paese, sono due paesi diversi. E qui passiamo sopra il torrente Tadone. È un torrente. E sempre più in alto. Corri! Ma che belle, non so che razza sia. Qui c'è il triangolino, era poco visibile dalla strada, però sapendo che bisognava salire, oh, finalmente nel bosco. Thank you.
No, è un rocco, una postazione di caccia. Pensavi fossimo arrivati a dove si scollina, eh? E invece no. Stiamo confrontando i dati del GPS. In base al mio abbiamo ancora 5 km di salita da fare, 5 km 6 di discesa e 3 km qualcosa di piano. Ma loro non ci credono. Buongiorno pellegrina. Dove sta andando di bello? Glielo dico io, sta andando a Cosa Tamisma, sempre dritti, 200 metri di dislivello in salita in quella direzione. Non lo so, deve essere un posto aperto, battuto dai venti, gelido, infestato da lupi. E non c'è la birra. Gialla. Ah sì, ho capito qual è. Oasi del Misma. Siamo anche sull'altra via delle Grazie. Noi se non facciamo due cammini in due, in uno, non siamo contenti, eh? Ok, la chiesa è chiusa, ma si può vedere qualcosina da una feritoia, cercando di non far cadere dentro la Osma Action. Continuiamo col nostro format di pausa pranzo sulla via di Carlo Magno. No, voglio vedere, la prova bicicletta. Panini, tutti panini. No, lei è il toast. Lei è il toast. Buon appetito. Qua a sinistra dovrebbe essere iniziata la lunga discesa verso Luzzana. Un pezzo di Alta Via delle Grazie non l'ho fatto al contrario, nell'altro senso. Preciso. Rimani lì, eh? Resta. Che a scendere fa freddo, ma poi a salire con quelle zampine lì. Luzzana. Qui c'è il convento. Da di qua, scendiamo di qua per Carlo Magno. Il convento.
Ecco, c'è il sole che imballa la ripresa, però proprio sopra il convento. E noi siamo scesi dalla pista ciclopedonale delle Monache. E ora continuiamo. Siamo a Borgo di Terzo. Dal lago E là in fondo ci sono i pattinatori sul ghiaccio, sul lago. Ma guarda quanti arriva! Sì, momenti. Guarda, ce ne sono qua di qua. Questa qui è la d'acco bianco. Papere.